Oggi prepariamo moka con funghi espresso. Abbiamo bisogno di funghi ostreatus, pleurotus, essiccati, patate, erbe aromatiche e miso di ceci e miglio. Prendiamo i funghi essiccati pleurotus, li tritiamo, poi prendiamo la patata, la grattugiamo, mischiamo in un contenitore i funghi pleurotus con la patata grattugiata, nel frattempo aromatizziamo l'acqua del bollitore della moka, riempiamo il filtro con l'impasto di patate e funghi. Ora mettiamo la moka sul fuoco, aggiungiamo al brodo del miso di ceci e miglio, lo emulsioniamo. Adesso la moka è pronta, la mettiamo in un bicchiere. Voilà. Aggiungiamo un filo di olio extravergine d'oliva e l'aromatizziamo con del tea. Moka con funghi espresso. Ah già, dimenticavo, non si butta via niente. All'interno troverete un medaglione di patate e funghi che potete fare in padella o direttamente al forno.